Le spiagge libere delle quattro località balneari del Molise da oggi hanno a disposizione vigili del fuoco specializzati in attività di vigilanza e salvamento in mare. Il Nuovo Ulivo chiede al Partito Democratico l'indizione delle primarie per scegliere unitariamente il prossimo candidato presidente della giunta regionale. Un'area verde attrezzata nel centro di Isernia per bambini, famiglie e percorsi per non vedenti apre cantiere nei pressi della stazione ferroviaria. Per il periodo estivo il CONI ha promosso un nuovo progetto sportivo per tutti, una iniziativa in favore di famiglie svantaggiate o residenti in aree difficili. Un cordiale saluto dalla redazione. Le spiagge libere di Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino avranno a disposizione da oggi un presidio di vigilanza e salvamento a cura dei vigili del fuoco specializzati in operazioni in mare. Vediamo. Da oggi fino al 3 settembre l'intera costa adriatica del Molise sarà presidiata anche dal Corpo dei Vigili del Fuoco. L'attività di salvamento acquatico sarà l'occasione per ampliare in regione i servizi turistici e assicurare ai bagnanti maggiore tranquillità da eventuali spiacevoli episodi di malore nelle acque marine. Le spiagge libere di Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino avranno un primo soccorso per la prima volta direttamente in mare. Il presidio permanente sarà dislocato al circolo della Vela di Termoli. I vigili specializzati avranno a disposizione gommone e moto d'acqua dotate di barella galleggiante e presteranno le prime cure ai turisti in difficoltà. Secondo gli accordi stipulati sulla barella in acqua sarà possibile da parte delle squadre di soccorso effettuare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca nei casi di annegamento. La convenzione firmata dagli amministratori delle quattro località marine ha l'obiettivo di rendere più efficiente il sistema di soccorso pubblico e salvaguardare l'incolumità di turisti e di residenti. Denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, ritiro della patente, sequestro dell'automobile, è successo ad un automobilista venafrano fermato da una pattuglia dei carabinieri con un tasso alcolemico di oltre 3 volte il limite di legge. Torniamo alla costa e precisamente alla pineta di Campomarino e nonostante alcuni accorgimenti adottati in funzione della raccolta dei rifiuti, registriamo molti punti critici, tra i quali la cattiva coscienza ambientale dei cittadini. Come ogni anno, ad inizio e fine stagione balneare torniamo sui luoghi della costa molisana per verificare lo stato dei siti. Questa volta siamo andati alla pineta di Campomarino per registrare, attraverso l'occhio della telecamera, i punti critici di un luogo che sarebbe sicuramente da preservare e da valorizzare. Subito ci colpisce lo stato della vegetazione, in più punti lasciata crescere indisturbata, con siepi alte e sembrerebbe mai curate e lasciate sicuramente alla massima incuria. Tanta la vegetazione secca, che è quella più pericolosa, perché facilmente infiammabile, una situazione che qualora si verificasse, come già è successo soltanto qualche decina di giorni fa allo stesso Campomarino, oltre che a Petacciato, Termoli ed altri territori sulla costa molisana, porterebbe ad essere vicinissimi al disastro completo, nei termini ambientali e di presenza turistica. Una pineta e gli altri siti limitrofi che comunque hanno ottenuto qualche attenzione attraverso una nuova e più appropriata posa di mezzi tecnici per la raccolta dei rifiuti, ma anche qualche finanziamento pubblico per opere di riassestamento. Scelte che avrebbero dovuto migliorare le condizioni di residenti ed ospiti che però nella maggior parte si trovano ad affrontare le disfunzioni di rito tra lavori fermi, cattiva manutenzione dei siti e non ultima la diseducazione dei tanti che, disdegnando ogni regola del buon vivere civile, si lasciano andare a vere e proprie azioni di inciviltà, lasciando in giro rifiuti, perfino ingombranti, disdegnando una necessaria coscienza ambientale e contribuendo perciò a far crescere indisturbato tutto il degrado possibile e perfino quello impossibile. A distanza di 9 anni lo Stato non ha individuato alcun responsabile per la tragica morte nelle campagne di Nuova Cliternia a Campomarino
del giovane bracciante rumeno Gheorghe Radu. Per l'associazione Tedeschi, da sempre vicina alla famiglia dell'agricoltore, è difficile commentare la sentenza del Tribunale di Larino. Come molti stranieri clandestini, Gheorghe Radu è stato sfruttato dal caporalato locale e lasciato morire nell'indifferenza di tutti nel luglio del 2008. Passiamo adesso alla politica. Nel Nuovo Ulivo confluiscono anche i socialisti al fianco di Sinistra Italiana, Laboratorio Possibile, Italia dei Valori e Comunisti. In vista delle elezioni regionali del 2018, chiedono al Partito Democratico di indire le primarie per la scelta del candidato governatore del centro-sinistra. Carmine Trematerra, oggi un momento importante per condividere, confrontarsi, insomma una sinistra che sta anche in una fase di disgregazione. Sì, c'è una fase molto critica e di confusione a livello politico, però noi in Molise stiamo tentando di rimettere, diciamo, insieme i cocci, fra parentesi. Stiamo facendo un buon lavoro, a mio avviso, però io sono piuttosto per la positività del progetto e non contro qualcuno. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta noi socialisti, c'è un ritorno un po' di fiamma dei socialisti molisani affinché si rifaccia quel vecchio centro-sinistra che ci ha contraddistinto anche all'interno dell'Ulivo. A livello nazionale abbiamo visto che c'è una destra che si sta rafforzando, un centrodestra, mentre la sinistra è un po' claudicante. Sì, però ecco, poi alla fine io penso che con il buon senso si possa rimettere insieme tutta una cultura della sinistra e quindi c'è molta competitività rispetto anche alla destra. Ma qui a livello regionale bisogna dare largo ai giovani e quindi in vista anche delle prossime elezioni regionali trovare volti nuovi, secondo lei? Di questo sono sicurissimo. Bisogna dare spazio a quella potenzialità che solo i giovani possono portare e noi siamo convinti che molti giovani ci seguiranno su questo progetto. Ecco, ma a livello regionale, per quanto riguarda proprio la presidenza, avete delle idee chiare? Oddio, delle idee chiare ce l'abbiamo e io voglio che ce l'abbiano anche quelli del Partito Democratico. Non capisco perché loro non vogliono fare le primarie del centro-sinistra. Una volta che decidono eventualmente di fare le primarie, si può arrivare democraticamente diciamo così, al presidente indicato. Restiamo nel tema Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, tra i fondatori di Articolo 1, oggi a Larino per peronare la causa dell'ospedale Vietri, nosocomio interessato in questi anni da tagli di reparti che hanno leso il diritto alla salute per rilanciare la necessità di investimenti nella sanità pubblica e per contrastare il disegno della progressiva privatizzazione del sistema sanitario molisano. Alternativo discontinuo e per molti aspetti in antitesi si deve proporre in Molise il nuovo soggetto politico del centro-sinistra. Il nuovo Ulivo deve essere in grado di scommettere in un campo di forze democratiche e progressiste, ancorato al tema del lavoro e della Costituzione. Per Nicola Palombo, sempre di Articolo 1, i programmi devono andare nella direzione di ridare dignità alle persone martoriate dalla cattiva gestione della cosa pubblica. Articolo 1 non disdegna di approdare nel prossimo futuro al superamento del Molise come entità autonoma attraverso la formazione della macro-regione adriatica. Lasciamo la politica, primi movimenti alla stazione ferroviaria di Isernia per creare un'area verde attrezzata per famiglie, bambini e non vedenti. Nel progetto i presupposti per riunire la città con un cavalcavia. Finalmente sembra che i lavori per la realizzazione del parco nell'area della stazione ferroviaria di Isernia stiano per iniziare. Da Palazzo San Francesco, infatti, arriva l'annuncio: si comincia a fine luglio. A spiegare il progetto, l'assessore all'ambiente Domenico Chiacchiari, il quale svela che lo spazio verde sarà lungo circa 550 metri e largo 30, e gli ingressi per accedervi saranno tre:
collocati al passaggio a livello, all'Officina della Cultura e nei pressi del sottopassaggio. All'interno verranno costruiti un campo da bocce, un'area per gli skateboard ed un percorso pedonale realizzato appositamente per i non vedenti. Inoltre ci sarà anche un laghetto e dei binari finti con una locomotiva d'epoca. A causa della vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolti il comune e l'impresa arrivata seconda alla gara d'appalto, il progetto aveva subito una battuta d'arresto. Per questo l'amministrazione ha chiesto una proroga per la consegna dei lavori, che dovrebbero essere rendicontati alla Regione Molise entro il 31 dicembre 2017. Intanto già si pensa al secondo lotto di opere, infatti, realizzato il parco, verrà fatta richiesta per un altro finanziamento che permetterebbe di riunire le due parti della città separate dalla ferrovia con un'opera sopraelevata. Dall'inizio del 2017 in Molise oltre 60 tra giornalisti tecnici e poligrafici hanno perso il lavoro a causa della crisi che ha investito l'editoria nazionale locale. Per l'Associazione della Stampa, senza un criterio plausibile, si continua a portare in commissione alla Regione emendamenti sconclusionati alla legge che non favoriscono la buona editoria. Di fronte a licenziamenti e distorsioni evidenti nella proposta di legge, è totale l'assenza di risposte da parte della Giunta. Al prefetto di Campobasso, l'Associazione della Stampa rinnova la richiesta di una nuova e decisiva riunione con il governatore Frattura. Raccolta differenziata dei rifiuti. Il sistema porta a porta partirà a Trivento il 21 agosto. Alle utenze sono in distribuzione i kit, 1.640.000 euro il costo del servizio per i prossimi 5 anni. Trivento prova ad allinearsi a molte altre comunità molisane e della penisola in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. La società Isernina Smaltimenti Sud ha vinto la gara d'appalto europea bandita dall'amministrazione di Piazza Cattedrale per un importo pari ad 1.640.000 euro. Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nel programma indicato del comune Trinnino partirà il prossimo 21 agosto. La Smaltimenti Sud avrà in consegna l'appalto per la durata di 5 anni. Il progetto di riciclo e tutela dell'ambiente interesserà il centro urbano e le numerose contrade che circondano il paese. Intanto dalla casa comunale è partita la consegna dei contenitori dei rifiuti alle famiglie e proseguirà nelle prossime settimane per coprire tutto il vasto territorio. Il kit comprende 5 diversi mastelli che dovranno essere utilizzati per la carta, vetro, plastica e metalli, rifiuti organici e secco residuo. A partire da lunedì della prossima settimana la giunta del primo cittadino Domenico Santorelli ha previsto una fitta serie di riunioni nelle contrade nel centro per preparare e informare la popolazione sul moderno e più civile passaggio alle attuali modalità di raccolta e recupero dei rifiuti. Questa sera Palazzo San Giorgio, sede del municipio di Campobasso, illuminato di blu per un gesto simbolico che unisce istituzioni e cittadini che vogliono si eviti l'assistenza sanitaria al piccolo Charlie Gard. Un modo per dimostrare, scrivono dalla segreteria del sindaco Battista, il sostegno e la vicinanza della città ai genitori che da giorni manifestano la volontà di dare un'altra opportunità al loro piccolo figlio. Proseguono a Termoli le iniziative promosse dalla Caritas diocesana che gestisce il progetto SPRAR, rifugio sicuro, 3 giorni all'insegna dello sport, musica e teatro. L'inizio delle attività in programma è previsto lunedì al campo della polisportiva Santi Pietro e Paolo. 12 squadre si affronteranno nell'ambito della terza edizione del Mondiale di Calcio Antirazzista. Il Partito Comunista dei Lavoratori, prendendo spunto dai licenziamenti all'Univer di Pozzilli e alla Vibac di Termoli, ribadisce l'importanza della lotta a difesa dei diritti. Il coordinatore regionale della sezione del Molise del Partito Comunista dei Lavoratori, Tiziano Di Clemente, attraverso una nota prende spunto dalle vicende che hanno ultimamente interessato i licenziamenti individuali di 2 aziende, la Unilever di Pozzilli e la Vibac di Termoli.
afferma che da un lato questi licenziamenti danno la cifra dell'aggressività patronale, dall'altro ci ricordano che soltanto quando la classe operaia scende in lotta con decisione si possono ottenere risultati. Ricorda come le maestranze della Unilever sono scese in azione, combatte e con forza contro il licenziamento di una sola lavoratrice, permettendo così di risolvere positivamente la vertenza, che appunto si è conclusa con la revoca del provvedimento. La medesima mobilitazione che, come scrive Di Clemente, è necessario mettere in atto alla Vibac di Termoli, a fronte di un altro licenziamento, in un contesto dove mal si tollerano le proteste operaie, che pure si indirizzano a cose molto concrete e verificabili, come l'obsolescenza dei macchinari, il loro deterioramento e l'assenza di serie manutenzioni, oltre che spostamenti, cambi di mansione e vari e numerosi infortuni sul lavoro. Tornano a Casa Calenda gli eventi in natura dall'Oasi Lipu, appuntamento domattina alle 10.30 nella ludoteca dell'area protetta. L'incontro porterà i visitatori a conoscere da vicino le strategie, le forme e i nomi di diverse specie di anfibi, insetti e rettili. Sempre domani mattina, ma a Sepino, la prima edizione di Matese in Vita, escursioni nella natura e nell'archeologia, passeggiate in bicicletta e a cavallo, un percorso storico e paesaggistico tra il tratturo Pescasseroli Candela e tra le acque del torrente Quirino. Cambiamo ancora argomento, la caccia di selezione dovrebbe portare nella sola provincia di Isernia all'abbattimento di 350 cinghiali, la loro presenza in tutta la regione è sempre più minacciosa. Cresce l'emergenza cinghiali in provincia di Isernia. L'eccessiva presenza degli ungulati, infatti, continua a creare problematiche sotto il profilo economico per i danni a colture e vegetazione, ma anche e soprattutto per l'incolumità di persone e automobilisti. In prefettura, dopo le continue segnalazioni da parte dei sindaci, è stata indetta una riunione per fare il punto sulla questione. Al tavolo, insieme agli amministratori locali e all'ASREM, è intervenuto anche il consigliere regionale delegato Cristiano Di Pietro, il quale, tra le varie iniziative, si è soffermato sulla caccia di selezione. Già lo scorso aprile, con una delibera della giunta regionale, era stato avviato l'iter per l'approvazione del regolamento per l'esercizio alla caccia di selezione, che permetterebbe di abbattere circa 350 esemplari di ungulati nel capoluogo di provincia e realizzare corsi di formazione per sele cacciatori. Il prefetto Fernando Guida ha assicurato ai presenti che interverrà anche presso il Ministero delle Politiche Agricole per ottenere la modifica della legge 157, aumentando così il periodo di caccia al cinghiale a 4 mesi. Nel programma degli eventi estivi promossi a Termoli questa sera, buffet in piazza preparato dai detenuti del penitenziario di Larino. Domani mattina invece dal porto turistico l'11° raduno delle Fiat 500. Oggi nel parco comunale, nella vicina San Giacomo degli Schiavoni, la terza edizione della Notte dell'Arte e dello Sport organizzata dall'associazione San Giacomo Unicamente. Sono diverse le attività sportive previste, mountain bike, tiro con l'arco, mini tennis e danza, ma anche intrattenimento e il mercatino degli hobbisti con le loro creazioni d'artigianato. Il premio letterario Campo di Pietra per la poesia giunge quest'anno alla 7ª edizione, la serata conclusiva con la premiazione delle opere poetiche a partire dalle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso, nelle sale espositive che ospitano la mostra delle opere del maestro Felice Bossone. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Sole e caldo oggi su tutto il Molise, dalla sera cielo stellato, le temperature odierne sono comprese tra i 24 e i 34 gradi di Campobasso, ventilazione debole variabile, calmo l'Adriatico centrale, quadro climatico simile sulla regione anche nella giornata di domani, valori atmosferici in leggero ulteriore aumento.
Talento, passione, determinazione, ma anche l'equilibrio e la maturazione sono doti indispensabili per emergere nello sport professionistico. Lei che è stato un professionista, uno dei pochi nel Molise, ottimo difensore, nel Campobasso e non solo, quanto conta l'impegno, quanto conta la maturità di una persona per raggiungere certi livelli in ambito sportivo, non solo calcistico? Penso che forse è la parte più importante, perché il talento è necessario, è giusto che ci sia. Però ci vuole la determinazione, l'orgoglio, la fierezza, la passione, l'equilibrio, essere rispettoso, rispettare le regole, l'allenatore, la società, i tuoi compagni, gli avversari. Insomma, c'è necessità che uno sia uomo prima che atleta, e allora poi sicuramente i risultati arriveranno, si otterranno, come del resto l'ha fatto Mirko, raggiungendo una Serie A straordinaria, con la sua leadership, con le sue prestazioni, con i suoi gol, essendo tra l'altro un punto di riferimento di quella squadra, quindi che non raggiungeva la Serie A da 49 anni. Il piccolo Molise riesce ogni tanto anche ad emergere, certo. Dal calcio al ciclismo, dal tennis al nuoto, una piccola regione che probabilmente ha bisogno di figure positive che rilancino l'intera regione. Ma hai detto una bella cosa, perché secondo me gli esempi positivi come Mirko è importante, perché sono esempio per tanti altri giovani che magari vogliono inseguire un sogno. Continuiamo a parlare di calcio. Vasto Girardi, Serni e Termoli potrebbero essere le protagoniste del prossimo campionato di eccellenza regionale. Il Termoli ha cambiato molto rispetto alla stagione scorsa, con il tecnico ex San Salvo Massimo Marinucci. Sono arrivati gli esperti difensori Silverio Benedetto e l'ex Agnone Pietro Pifano. Per il centrocampo ha firmato il centrocampista pugliese Biagio Cordisco. I giallorossi adriatici sono adesso alla ricerca almeno di due attaccanti di categoria per competere ai vertici del torneo. Tra i giovani del posto riconfermati ci dovrebbero essere Melfi, De Rosa, Polzella, Scarpone, Mascilongo, Ranieri e Pezzotta. Anche nella prossima stagione sportiva il brasiliano João Alonso vestirà la maglia del CUS Molise, calcio a 5. La società del capoluogo mira quest'anno a migliorarsi dopo la salvezza conquistata nello scorso torneo nazionale di Serie B. Un nuovo progetto del CONI rivolto alle famiglie svantaggiate è pronto a partire. L'iniziativa è riservata agli alunni della scuola primaria e media. Vediamo. Lo sport, un diritto per tutti, estate, è il nuovo progetto che il CONI intende attuare in tutte le regioni d'Italia, affidandone l'organizzazione ai comitati territoriali. Obiettivo dell'iniziativa è quello di dare alle famiglie svantaggiate, residenti in zone socialmente difficili, la possibilità di far praticare i propri ragazzi sport presso apposite strutture nel periodo di chiusura estiva delle scuole. Per 6 settimane, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al via le attività anche nella provincia di Campobasso. Si dovrebbe partire il prossimo 17 luglio. Con il coinvolgimento di tecnici qualificati si cercherà di lanciare ai giovani un messaggio sugli stili di vita attivi basati su un'attività ludico-sportiva continuativa, quale elemento fondamentale per la crescita, la costruzione di sé e del rapporto con gli altri. E proprio la sede scolastica rappresenta un luogo ideale per operare e confrontarsi. Il nuovo progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. I partecipanti avranno l'opportunità di praticare diverse discipline sportive, individuali e di squadra, sotto la guida degli educatori sportivi del CONI. L'iniziativa giungerà al termine l'8 settembre. Il campo estivo degli Amers Rugby Campobasso fa tappa Tufara fino a venerdì 14 di questo mese. Questo stage intensivo, che vuole essere il punto di partenza di un programma che la società del capoluogo vuole portare
avanti nell'arco del prossimo triennio per costituire una squadra di rugby nell'istituto comprensivo di Sant'Elia a Pianisi. Ci avviciniamo alla conclusione del nostro telegiornale. La giovanissima molisana Giada Dato, portacolori della Time to Dance di Isernia, parteciperà domani a Rimini alle finali dei campionati italiani assoluti di danza sportiva paralimpica. Giada si esibirà in una coreografia con la quale ha dato vita ad un connubio sportivo di danza moderna e latinoamericana. Bene, siamo giunti in conclusione del nostro telegiornale. Grazie, a risentirci alle prossime edizioni e buon fine settimana.